stasera. Nicoletta Ventura è appena tornata da Kvar, in Dalmazia, dove ha vinto la fascia di Miss Adriatico 1966, ma precedentemente a Sasso Maggiore Terme ha partecipato alla grande al concorso di Miss Italia. Nicoletta, appena tornata, come ti senti? Beh, sono felicissima, un'esperienza interessante, anche a Riolo e a Sasso Maggiore mi sono divertita tantissimo. E spero che queste sfilate mi portino ben presto dei frutti. Prima di tornare a Sasso Maggiore, perché hai da dire altre cose, perché poi parliamo delle concorrenti, parliamo della prefinale di Riolo, però adesso vogliamo sapere da te com'è andata lì al concorso di Miss Adriatico. Beh, la gente ci ha accolto con molta semplicità. Siamo divertite, la sfilata si è svolta come tutte le altre sfilate, altri concorsi, in abito da sera, in costume, e alla fine c'è stata la votazione. Non me l'aspettavo, sono stata contenta, speriamo in bene. Ecco, adesso che cosa mira, che cosa vorresti fare? Io spero di poter lavorare nel campo della televisione o della moda, non a livello di sfilate, perché purtroppo sono alta 1,72 e non ho l'altezza giusta, però amo tantissimo fare le foto, quindi entrare nel campo della moda anche come fotomodella. Speriamo che tutto vada bene e se ciò non dovesse succedere, pazienza, mi accontenterò di trovare un lavoro che mi possa soddisfare. Alla finalissima di Miss Italia, svoltasi a Sasso Maggiore Terme, tu hai fatto un book per la vella. Che cosa ti aspetti? Beh, un book, abbiamo fatto alcune foto, è stato un piccolo servizio fotografico, speriamo che mi porti bene anche quello. Loro hanno detto che analizzeranno le mie foto e in base al loro giudizio mi chiameranno per lavorare con loro a livello, ecco, di foto, di sfilate, vedremo. Tu sei residente a Bellante Stazione, hai 21 anni, cosa vorresti fare da grande? Ho detto prima, non mi voglio ripetere, spero di poter lavorare nel campo dello spettacolo. Ecco, quando sei arrivata a Riolo Terme, con te c'erano anche le altre miss, tra cui Miss Abruzzo Soada Dalana, che poi è stata eliminata già al primo turno. Tu sei passata subito dopo, che cosa ti è sembrato? Se sono sincera, pensavo che Soada Dalana, Miss Abruzzo, andasse avanti, perché è una bella ragazza e meritava. Mi dispiace, ma purtroppo lì chi decide non siamo noi, ma sono gli altri. Non so come mai non sia piaciuta, ma sicuramente lavorerà e avrà successo in qualche altro campo, sicuramente, ne sono convinta. A Sasso Maggiore Terme si è rimasto per parecchio tempo, perché oltre alla prima selezione e poi sei passato, tu avevi il pettorale numero? 77, le gambe delle donne. 77, quindi sei passata una prima selezione, poi una seconda. Avevi molti tifosi alla parte di qua? Questo non lo so. Però spero che in Abruzzo tutti quanti mi abbiano votato, mi abbiano guardato e spero di aver rappresentato l'Abruzzo nel miglior modo possibile. Se non l'ho fatto, vi chiedo scusa. Andiamo al clou della situation. Miss Italia, ti è piaciuta o no? Sì, è un'esperienza bellissima. La rifarei e consiglio a tutte le ragazze che sono a casa, che sperano di provarci. Oddio, lì erano tra la 21, la 65 e quella che ha vinto la domenicana. Sì. Tu a chi avresti votato? Beh, io, a me piaceva molto la 65, Maria Mazza. Questo l'ho detto anch'io, pure sì, a me piaceva. Era una bellissima ragazza, assomigliava anche molto alla cuginotta, ma Dani Mendez, il mio parere è che è una bellissima ragazza, è veramente bella, purtroppo non rappresenta il ragazzo italiano. Però sono loro che decidono, loro l'hanno ammessa e dal momento che una persona viene ammessa ha tutti i diritti che hanno gli altri. La fascia. Quindi è l'organizzazione che decide. La fascia che hai vinto a Kvar in Dalmazia, a chi la dedichi? La dedico alla mia mamma, perché è sempre lei che mi spinge. Come si chiama la mamma? Carla. Si chiama Carla? Sì.
è lei che mi ha spinto sin da quest'anno a fare concorsi, partendo da Miss Italia e adesso Miss Adriatico. Sei fidanzata? Sì. Come si chiama, se si può dire, il tuo fidanzato? Si chiama Massimiliano. Sai cucinare? Insomma, giusto le cose basiche, un po' di pasta, un po' di carne. Mi chiedete di più, no? Giusto per mangiare? Sì. Nello sport a chi ti piace? Quale squadra tifi? Oppure se ti piace il calcio, il ciclismo, il nuoto? Allora, per il calcio tipo Juventus, Forza Juve. E altri sport seguo un po' tutto, ma non in modo particolare. No, no. Ho conosciuto Yuri Keki a Miss Italia, è simpaticissimo. È molto alla mano, una persona semplice. Sì, come trascorri la giornata, sia essa feriale che festiva? Ah, prima lavoravo, poi da quando ho cominciato a fare i concorsi di Miss Italia ho lasciato perdere tutto e avevo da una... Abbiamo capito che vai cercando lavoro. Sì, cerco disperatamente lavoro, un appello a tutti quelli che mi guardano. Segniamo la giornata tipica, feriale, poi quella domenicale. Ma non faccio niente di particolare, esco, cerco di divertirmi, prima ecco lavoravo, poi non riuscivo a conciliare lavoro con le sfilate e ho tentato la fortuna lasciando il lavoro e cercando di entrare nel campo della televisione. Va benissimo, allora diciamo ai nostri telespettatori che Nicoletta Ventura è ospite d'onore alla finalissima dei concorsi nazionali di Miss Il Più Bello d'Italia e Miss New Model Today, che domani sera, io non so quando andrà questo servizio, ma domani sera a Colonnella, lungo la sfilata, lungo la scalinata, ci sarà questa finale riservata appunto a Il Più Bello d'Italia e New Model Today. Buonasera. Per la presentazione ho qui una affascinante conturbante partner che si chiama Simona. Eccolo qui. Grazie Alessandro. Sono Rossano, Alessandro. Buonasera. Io te le conto tutte. Benissimo.